Marzia Malaisia, vicepresidente del Consiglio regionale Marche, vicino alla scuola, ai territori, alla cultura e alla gente. La regione ovviamente è presente nella veste del vicepresidente consigliere Marzia Malaisia, che soprattutto è venuta per un allievo. Anche per questo, certamente, non Adriano Basso, che è stato mio allievo, ma anche altri allievi erano stati premiati questa sera. Una regione, vicepresidente, che non è spenta, ma è molto viva anche nei giovani. In particolare Sant'Elpidio a Mare, perché l'abbiamo visto già da questa sera, sono stati premiati giovani, meno giovani, associazioni, rappresentanti di associazioni che rendono proprio un'immagine di questo paese per come è. Così io, che ho insegnato qui per 13 anni a Sant'Elpidio a Mare e 4 anni a Casette Delte, conosco molto bene il tessuto di questo paese e posso dire che è un paese ancora vivo, legato al passato ma proiettato verso il futuro, verso qualcosa di positivo. L'abbiamo visto dall'esempio dei giovani, ma anche dalla perseveranza di chi meno giovane è riuscito ad avere successo anche in campo commerciale in un periodo così difficile come questo. Però non dimentichiamoci che qui ci sono anche aziende come la Tozze, che porta la bandiera molto, molto alta. Certamente non solo la Tozze, perché abbiamo visto anche questa sera in realtà tra virgolette più piccole, che comunque attraverso gli anni hanno resistito alla crisi, hanno resistito a tanti eventi collaterali che avrebbero potuto minarle e buttarle giù, invece così. È un po' la forza degli elpidiensi e dei marchigiani in genere. È la città di Sant'Elpidio a Mare. Che bravo! Marzia Malaisia, vicepresidente del Consiglio regionale Marche, vicino alla scuola, ai territori, alla cultura e alla gente.